Buongiorno signori ed eccoci tornati su Victoria 2, in quella che probabilmente sarà l'ultima serie prima dell'uscita di Victoria 3. Presto si spera. Oggi siamo sulla GFM, Great Flavor Mod, e giocheremo la Spagna carlista nel tentativo di riprendere ciò che ci appartiene nelle Americhe. Compito assai arduo, secondo me, perché dovete sapere che io ho già giocato la Spagna nella mod HPM. E sarò sincero, la Spagna è rimasta stronza come nazione dopo che ha perso l'impero. Siamo in debito, un po' arretrati a livello intellettuale, non c'è industrializzazione di alcun genere, è una rivolta in corso che, per l'amor di Dio, a noi fa comodo, è lì che vogliamo andare, ma diciamoci la verità, in bilico dall'essere una grande potenza all'essere una potenza secondaria, quindi non proprio il massimo. Vado a notare che qua esportiamo una nuova cosa, però, che non avevo mai visto, è il mercurio. Non mi sono mai accorto dell'esistenza del mercurio, o l'hanno aggiunto in quella mod qua. Potrebbe essere benissimo anche la prima, visto che sono mezzo rincoglionito, però va bene così. Io qui non lo vedo sulla lista, secondo me è una cosa fantasia che hanno messo qui della mod e sono dimenticati di situarlo. È possibile vederlo qua da vicino? Chissà il mercurio da dove cazzo lo estraiamo. Probabilmente non da qui. Comunque, quanto carbone ha la Spagna? Se ha la possibilità, allora forse di una ripresa con tutto sto cazzo di carbone. Gnare. Lol. Non pensavo. Vabbè. Comunque, allora, prima roba da fare per sistemare l'economia di un paese è quella di tassare tutti indiscriminatamente. To. Abbassiamo un pochino la flotta a un 60%. Abbassiamo un po' l'esercito a un 60%, che tanto, ripeto, non devono combattere. E in questo caso specifico, solamente in questo caso specifico, alziamo un po' le tariffe. Porca puttana. È l'unica maniera per rimanere in piedi. Poi, visto come andranno le cose all'inizio, una delle nostre altre problematiche grosse sarà rimanere un great power. Perché se vince la rivolta noi non abbiamo più prestigio, quindi andiamo subito per il prestigio in più e speriamo che Dio ce la mandi buona. Tra l'altro, iniziamo già. Adesso non so bene come funzionerà sta roba qua, ma bisogna stare attenti per il semplice fatto che se l'America inizia a mettere i protettorati qui sotto, a noi già viene voglia di spararci nel culo. Quindi probabilmente dopo darò un occhio un attimino a cosa mi serve e cosa non mi serve e cercherò di buttare lì il nostro cazzetto e cercare di sguaiarli dalla nostra parte. O tant'è. Forse il Brasile. Il Brasile non è una nostra vecchia colonia, si può già iniziare a tentare di influenzarlo. Non ha una brutta reputazione con loro, giusto? 20, abbiamo 100. 20° posto, sicuramente sarà migliore di tutte le altre cose che ci sono lì intorno a lui, quindi direi che si può partire così. Poi, penso perché la Spagna parte con 1000 eserciti buttati alla cazzo di cane, tipo, un po' qui, un po' lì, un po' là. 18 qui, Puerto Rico 3, perché mai? 6 qui, Costa del Sud, vabbè, questi qua adesso, questi uomini, poi 3 divisioni, andiamo fuori dalle bolas, va. Spostiamoci, che tanto adesso i rivoltosi si placcheranno da soli perché gli diamo quello che vogliono. Facciamo partire un attimo e vediamo un attimo cosa ci propone subito all'avvio. Spero non aver dimenticato niente. Già l'economia si sta riprendendo, attenzione. No, non è vero che non ho dimenticato niente. Wait subito a minute. Riordina per popolazione. Population density. Ah, madonna, quanto sei in gag. Qua abbiamo 159.000 cristiani. Corune, allora, qua c'è anche, ci sono gli schiavi, non so, ci sono gli schiavi, scusa un attimo, no, galiziani, conservatori, sono lavoratori, ok, insegniamo a questi lavoratori che hanno l'1,31 e poi anche qua sì, la popolazione sembra a densità alta, ma lo Stato sarà tutto Spanish Catalogna, 64.000, 159 qua, 101, 97. Però qua c'è. Qua è dove c'è il carbone, giusto? Qui è dove c'è ferro e carbone. Anche là c'è ferro. Però là che ferro e pigore. Quindi andiamo con ferro e carbone. Sì, andiamo con ferro e carbone. Pure qua in verità non è male. Cazzarola. Allora.
Clicchiamo qui, clicchiamo qua, gli diamo il preticello, qui 0,92, ecco, cerchiamo di istruire un pochino queste persone qua. Rimbalzo dell'economia. Non c'è neanche l'attacco di cuore veramente così grosso come mi aspettavo. Dalla situa. Buono ragazzi, vi abbiamo tirato fuori le nostre truppe da lì, aspettiamo che si placchino piano piano. L'Inghilterra ci offre un'alleanza, io non vedo perché no. Amici miei, la rivolta se n'è andata. Sì, ma Carlo, dov'è Carlo? Ecco qua, la prima guerra carlista. Con la morte di Ferdinando nell'833 e l'ascesa di Isabella, la giovane Isabella, che ha solo 3 anni al periodo, il trono della Spagna è sempre stato in rivolta per supportare il fratello del re, l'infante Carlos. Lui vuole prendere Isabella e defenestrarla e stabilire un nuovo branch Borbone, la famiglia borbonica, e rimettere in piedi anche l'impero spagnolo per riportare la gloria nell'impero. Qualcosa che i liberali dicono non essere semplicemente possibile. Mettetelo sul trono! E succede un sacco di roba. Eccolo qua. I carlisti prevalgono. Lunga vita al vero re. Cioè, eccolo là, 25 prestigio se n'è andato, ne aveva 17, spero ci facciate credito di quelli che rimane, che non lo dobbiamo recuperare dopo. Ha vinto Carlo, ora ci becchiamo questa bellissima bandiera bianca con una X trasversale sopra e siamo belli che contenti. Dovrebbe averci dato anche, esatto, una nuova decisione, iniziare la terza reconquista. Per colpa del caos scaturito dalle guerre napoleoniche in Spagna, molte delle colonie hanno cercato l'autonomia e l'indipendenza dalla Spagna. Nel 1814 il re Ferdinando VII ha dichiarato gli sviluppi nelle Americhe illegali e ha mandato l'armata a cercare di buttare giù la ribellione. La cosa non è andata a buon fine e nel 1820 la Spagna aveva perso quasi tutti i suoi territori nel Nuovo Mondo. Ora che Carlo V è il giusto re di Spagna, dovremmo iniziare a fare la stessa roba di nuovo e marciare verso il Nuovo Mondo. Iniziamo la reconquista, guadagniamo 5 prestigio e 3 infamia subito così, però almeno adesso siamo partiti e qua abbiamo tutte le decisioni per creare la Viceroyalty of New Spain, New Granada, Perù, Rio de la Plata, Gianfranco Maria e tutti gli altri, le situe che ci sono, eccetera, eccetera, eccetera. Bene così, abbiamo appena iniziato e già siamo sul piede di guerra con quello che è. Intanto qua la Francia è in guerra con Haiti, solo quelle grosse, guerra tra Jalonfuta e coso. E scusate un attimo il nome del giornale di Correspondencia de España, bellissimo. E cioè, i russi hanno paura di noi, a parte il fatto che siamo a chilometri in Russia. A me va bene, se vuoi avere paura abbi paura. Prestigio ben 5, Cristiani, ci serve tantissimo per rimanere fra i top, se no siamo fottuti. Comunque inizio a dare un occhio intorno e a cercare di capire come muoverci, tipo riorganizzare questo esercito che mi sembra una manica di drogati al momento, pieni di generali con 1000 armate che non hanno né capo né coda. E iniziamo subito frizzantini, ragazzi. Allora, abbiamo qui una decisione da prendere mentre la nostra economia crasha nel vuoto totale, però un paio di soldi li abbiamo messi da parte, speriamo che Dio sia con noi, tant'è. Prendiamo 8 infamia, no, solo 8, la così chiamata Repubblica Federale del Centro America sta diventando velocemente uno stato fallito dopo essersi staccata illegalmente, ricordiamolo, dalla Spagna. Quindi noi dobbiamo prendere questa opportunità della loro guerra civile che stanno avendo in questo momento come scusa per riportare l'autorità spagnola in quella zona. Noi lo prendiamo e guadagniamo prestigio e guadagniamo infamia e guerra è stata dichiarata e loro tirano dentro, mi sa dopo hanno l'unico alleato che hanno è l'Ecuador e noi non frega un cazzo. Io già sono in viaggio con le navi, mandiamo lì un po' di truppettine proprio per fare un po' di situa decente. Dai dai ragazzi, entrate belli, eccoci qua, vedete lì ci sono i loro ribelli.
Ora noi cerchiamo di fregargli l'assedio, se Dio vuole, ma non credo. Beh, però mai dire mai. E si inizia subito così. Ragazzi, senza Lisoldi che se fa? Se fa un cazzo. Buono, allora l'assedio già inizia, però io voglio splittare a metà le situe, esattamente. E questa metà qua andrà qui sopra a prendersi i territori dei ribelli, così la ribellione non avrà mai un vero inizio. E tutta la nazione rimarrà assieme e noi ce la situiamo tutta assieme. Ora che le navi hanno fatto questo, però, io le farei quasi quasi andare un attimo in porto, ma anche no. Andiamo a prendere, esatto, andiamo a prendere questi qua e li portiamo qua, quindi. Lei anche viene qua da noi e andiamo lì sotto e poi anche là sopra e andiamo lì sotto. Non fate i birichini con me che non ho voglia di rompermi le palle a oltranza. Salga lei, generale, e andiamo anche a Cuba lì. Abbiamo anche un ingegnere, questo qua dovrebbe fastare parecchio tutta la situa. Le due Sicilie ci chiedono un'alleanza. Sarebbe carino se non fosse che poi ci infiliamo in una guerra eterna e totalmente inutile. Però magari le due Sicilie hanno anche una flotta, ci mandano qualcosa. Con chi sono alleate le due Sicilie? Con nessuno. Neanche la Sardegna Piemonte è alleata con nessuno. E poi possiamo sempre romperla questa alleanza. Va bene, due Sicilie, visto che comunque sei Borbone, Borbone quello che è, visto che hai voluto, puoi venire. Proprio nel World Spanish Aggression Day, we'll accept. Bene. Abbiamo chiamato anche le due Sicilie. Ah no no, grandissimo! La felicità, ragazzi, la felicità. Dio mio, adesso qua ci sarà un po' di spareggiare. Lo sapevo che erano lenti, ma non pensavo così lenti, anzi pensavo molto meno lenti. E invece, siamo arrivati qui sopra. Carichiamo anche questi... Ah, non siete neanche uniti voi. Buono. Carichiamo questi eroi e portiamoli sempre qui sotto a Cartago. E pigliamoci pure quello. Direi che i money sono un problema. Ma non lo sono quando puoi alzare le tariffe a qualsiasi cosa. invece lo sono comunque. Abbiamo dimezzato la perdita, però. Questo è. Cartago sia. Signori, l'invasione del Central American State, Guatemala, Gianfranco Paolo II, quello che volete, è iniziata. Cerchiamo di essere celeri e di non far cagare. Il Messico propone un trattato di amicizia e pace. L'ambasciatore messicano ha detto: perché non firmiamo un accordo così che noi vi riconosciamo e rispetteremo i vostri territori a Cuba, Porto Rico, le Filippine, e voi riconoscete noi e rispetterete la nostra indipendenza. Dovremmo accettare, eh? Ma la Spagna non dimentica certe nazioni, un certo tipo di nazioni come quella del Messico, che hanno fatto quello che hanno osato fare. Su quel signore un'altra azione del nostro esercito che sniccia un territorio. Intanto, ecco qua, dove vuoi andare te? Adesso che abbiamo snicciato quel territorio e ci siamo presi la situa, possiamo tornare. Ma cosa cerchi di fare? Ma ti prego, come si chiama? Narvarez, vai a fargli capire che non può rompere le palle nella codella maniera che sta lui facendo in questo momento. Le navi le mando un attimo al porto a farsi fixare, magari un porto più grosso quello della Havana, e noi intanto andiamo avanti. Ancora, non c'è niente di nuovo, volevo solo farvi vedere l'evento. Vanguard, guatemalesi, ci sparano addosso meglio di quanto ci spara addosso il mio. Però alla fin fine, non avendo uomini, è così che va. Desamortization, o comunque sia, per consolidare il budget, il governo di Madrid ha ordinato alla Chiesa: giù le mani da quei soldi, dovete darli allo Stato. E la Chiesa cattolica alza le mani e fa: Carlo, proteggici! E noi glielo diciamo: no, tocca la Santa Chiesa. Winnie the Money sarebbe stato bello. Siamo lì per lì, però no, non toccate la Santa Chiesa. Ragazzi, qua è una noia mortale. Allora, Dio grazie che sono venuti quelli delle due Sicilie, né? Per amor di Dio. Però figa, gli assedi ai tre all'ora mi fanno venire voglia di suicidarmi. Cioè, vi prego. Ma è inutile che siete venuti qua anche voi della... Ah, questo qua forse ce lo snicciamo e poi abbiamo completato il sud, quindi... Sono mandato altre truppe a nord, eccolo là che gliele abbiamo tritati. Ce lo prendiamo noi con l'assedio, questo l'abbiamo finito, si va a Leon. Qua sono arrivate le nostre navi.
Sì, buttate fuori a San Pa... anzi no, andate a Puerto, Puerto Barrios lì sotto e forse il sud abbia finito. Le Sicilia ha mandato qua che roba, 33.000 uomini a morire in un sol punto, cioè dei pazzi, chiamati custodi. Comunque, come vedete ragazzi, si avanza senza troppi problemi, senza troppe menate. Non credo accetteranno una pace, no. Ovviamente noi, questa è un'annessione totale, non serve aggiungere Wargoal. E poi quello. In più, sapete che abbiamo anche un paio di fabbriche e ne stanno facendo un'altra. Certo, una è chiusa perché è fallita. Però l'altra sta andando in gran carriera e mi verrebbe quasi voglia di finanziarla. Se non fosse che... i soldi non ci stanno, quindi non si chiede un cazzo per adesso. Ma dopo una campagna di discreto successo in mezzo a questi disperati, signori, io direi che è arrivato giunto il momento di proporre la pace e annettere questo posto qua, come ci spetta. Ecco qua. Fine. Perfetto. Spain, North America. North America, vabbè. Secondo loro questo è North America? I don't understand. Cosa abbiamo guadagnato da tutto ciò? Boato di caffè. Se vogliamo stare svegli, un boato di caffè. Grano, tinte, banane, caffè, un po' di ferro anche. Del cotone che tanto bisognavamo. Questo qua è buono per noi. E siamo anche quasi arrivati al punto di fare l'assito del romanticismo. Mi chiedo, però questa non è una viceroyalty di qualche tipo? Tipo... Sarà parte di quella del Messico, probabilmente. Che qua abbiamo un puntino. Eccolo qua, sì, Federal Republic of Central America, proprio lì, è nostro. Però ci manca il Messico. Messico che probabilmente le prenderà appena entrerà in guerra con l'America, noi gli salteremo nella schiena. Il Brasile ha finito di fare le sue guerre, quindi lo possiamo mettere in sfera, add to sphere, proceed. Ok, perfetto, e abbiamo quello. Portogallo ci hanno bannato, gli inglesi, ma però tant'è. Con gli inglesi e il Portogallo sarà una cosa duplice, nel senso che noi continuiamo a volerci bene, anche se lui là l'ha abbassato. Oh, hanno tolto, quelli della moda, hanno tolto il fatto che devi aspettare tot tempo per rimandare l'ambasciatore, quindi basta premere a spam e si arriva esattamente dove si vuole arrivare. È bellissimo. Allora, direi di puntare al romanticismo adesso e di chiudere un attimino qui la situazione. Queste divisioni vanno a riunirsi a queste e ci mettiamo tutti San Salvador. Queste 9 tornano a casa lì sopra, grazie alle due Sicilie per il lavoro che ci ha dato. Tra l'altro vorrei farvi notare il giornale, non si chiama più quello che ho detto prima, non so bene, si chiama El Debate. Il dibattito. Immagino che dibattito. Questi qui sono tutti degli stronzi che stanno morendo e anche questi li riporteremo a casa per quanto ci conviene. E abbiamo finalmente finito anche la storia del prestigio, quindi è arrivato il momento ora di andare giù con le ferrovie, visto che sono delle cose, visto che 2-3 fabbriche ce l'abbiamo, non pensavo, è quello che è. Ci sono anche un po' di ribelli, ovviamente molti sono Nicaragua, Los Altran, El Salvadorian, Costa Rica, tutti quelli del Centro America, e in più abbiamo i nostri problemi a casa nostra che sono i Cristinos, che dovremmo gestirci in un'altra maniera mentre torniamo indietro. Però tutto sommato direi che come prima puntata è andata bene, le voglio tenere corte sotto i 20 minuti, ragazzi. Un successo della campagna, vediamo nella prossima che cosa succederà e cosa ci aspetta nel futuro. Un saluto ragazzi e alla prossima.